Buongiorno e benvenuti a tutti. Nel momento in cui ti sto parlando, decine di aerei stanno volando nel cielo. Oggi come oggi sono diventati un mezzo di trasporto familiare per le persone che danno importanza al comfort e al guadagno di tempo. Ma anche quelle che viaggiano in aereo, proprio tutte le settimane, non conoscono sempre i segreti dei trasporti aerei. I passeggeri non si chiedono se le persone che lavorano all'aeroporto o a bordo dell'aereo conoscano diverse cose che a volte è meglio ignorare. Tuttavia, per essere più al sicuro e più fiduciosi, è meglio essere a conoscenza di alcuni di questi. Oggi parleremo dei segreti nascosti ai passeggeri, ma che potrebbero, al momento giusto, salvarti la salute e persino la vita. Ecco 20 segreti delle compagnie aeree di cui nessuno parla. A bordo, durante un volo, tutto può succedere. A volte i bambini si chiudono nei bagni o le persone anziane visitano il posto durante un periodo lungo, cosa che causa ansia. Immagina il fumo uscire dai bagni, qualcuno si è chiuso dentro e fuma, o forse si tratta addirittura di un incendio. In situazioni del genere devi conoscere un segreto: i bagni possono essere semplicemente aperti da fuori. In tutti gli aerei è tutto previsto e per aprire la porta basta sapere dove si trova il meccanismo di chiusura. In linea di massima è mascherato sotto i cartelli non fumare o bagni, molto semplicemente. Quando ti ritrovi a bordo, la prima cosa che attira la tua attenzione sono le maniglie situate all'interno della porta. Perché abbiamo bisogno di ringhiere giganti del genere all'interno? Beh, vengono progettate per le situazioni di emergenza. Per esempio, in caso di panico in un aereo, quando gli assistenti di volo si affrettano ad aprire la porta per evacuare i passeggeri, a quel punto gli ultimi rischiano di spintonarsi e l'assistente di volo verrà molto semplicemente spinta fuori dall'aereo per cadere sulla pista. Le maniglie all'interno delle porte sono necessarie per far sì che possa rimanere a bordo al momento di un'emergenza. A proposito, un fatto interessante: il mezzo più semplice per far arrabbiare un assistente di volo è quello di chiederle un bicchiere di cola o di bibita gassata. Il fatto sta che la pressione e la quota fanno sì che le bollicine di gas si calmino due volte più lentamente, e questo significa che ci vorrà circa mezzo minuto per preparare un bicchiere correttamente. Durante il tempo necessario che la schiuma si stabilizzi e si possa finire di riempire il bicchiere, l'assistente di volo avrà il tempo di prepararti un caffè, se non due. Che perdita di tempo, anche se molto probabilmente ti daranno una lattina e un bicchiere separatamente. Qual è il vero motivo per cui è impossibile fumare a bordo di un aereo? Si pensa che il divieto di fumare sia stato introdotto per motivi evidenti, quanto il rischio di incendi, o prima che si sapesse così tanto sui danni del fumo passivo. Ma il primissimo motivo è sospetto, perché in precedenza era consentito fumare e non c'erano comunque incendi. In realtà il motivo principale del divieto è economico. L'aria nell'aereo circola di continuo, passando attraverso i filtri, e la cenere e i mozziconi conducono alla loro usura. Perché bisogna davvero spegnere gli smartphone? Si considera che possano creare delle interferenze con i sistemi radio e di navigazione dell'aereo, in particolare per i sistemi di atterraggio sofisticati e le stazioni di frequenze ultraelevate. Questo modo di pensare viene dall'epoca in cui tutta l'attrezzatura funzionava sulle stesse frequenze, sul cielo, in mare, i telefoni e i microonde. Ora la griglia di frequenza radio è rigorosamente divisa. Di conseguenza, la probabilità di un impatto negativo dei telefoni sui sistemi dell'aereo è minima. Se 5 persone parlano al telefono durante il decollo, non succederà nulla di grave. Tuttavia, anche le istruzioni destinate ai piloti prevedono lo spegnimento dei cellulari prima della partenza del volo. I servizi di sicurezza delle compagnie aeree spiegano la necessità per i passeggeri di sapere ciò che succede e intervenire in caso di emergenza durante il decollo e l'atterraggio. Di conseguenza, nell'aereo si chiede loro di allacciare una cintura, togliere gli oggetti, aprire la tenda del finestrino per vedere ciò che c'è dietro al finestrino. Il telefono viene considerato come una distrazione. Il fulmine colpisce continuamente la fusoliera dell'aereo durante i voli, ma non fa niente, i fulmini cadono spesso su voli passeggeri durante il viaggio. Ciò succede spesso, per gli aerei moderni ciò non presenta nessun pericolo. Forse 2 o 3 fissaggi bruciati sullo scafo, ma non ha nessun effetto. Si sostituiscono e basta. Il professor Manu Adda, responsabile del laboratorio Morgan Botti per lo studio del fulmine all'Università di Cardiff, nel Regno Unito, spiega la progettazione degli aerei moderni come il Boeing 767
737 o l'Airbus A350, che funziona in base allo stesso principio rispetto a quello della gabbia di Faraday. Il corpo è in fibra di carbonio leggera, ricoperto con uno strato fine di cuoio. Di conseguenza, il fulmine che cade sull'aereo passa sulla sua superficie senza penetrare all'interno. Le rotte durano più a lungo per via dei vantaggi che procurano alle compagnie aeree. A volte i voli vengono posticipati di mezz'ora o un'ora per vari motivi e l'aereo arriva lo stesso in orario all'aeroporto. Ciò è dovuto al fatto che le compagnie aeree adattano il loro orario e il loro tempo di volo a quello degli aeroporti. Per non dover sorvolare la pista d'atterraggio in attesa dell'autorizzazione ad atterrare, la durata di alcuni tragitti viene deliberatamente prolungata. Vale a dire che i piloti volano un po' più lentamente, è quello che viene chiamato grafico di riempimento. Non ti pentirai di essere cortese. Gli assistenti di volo ammettono che più ti rivolgi loro con una voce cordiale, più sono disposti a fare sforzi per te. Non hai da mangiare a sufficienza? Chiedi cortesemente e potresti avere un filet mignon della prima classe. Dipende dalla tua abilità a chiedere cortesemente. Hai un vicino troppo rumoroso? Troverai sicuramente un altro posto se spieghi serenamente la situazione. Vuoi sapere il risultato di una partita di calcio, ma questa possibilità non esiste in volo? L'assistente potrebbe saperlo facilmente per te, se gli stai simpatico, ma è poco probabile che gli attaccabrighe ricevano più servizi rispetto al minimo indispensabile. Pochi passeggeri sanno che la maschera d'ossigeno basta per respirare soltanto 15 minuti. Si pensa che questi minuti basteranno al pilota per far scendere il velivolo a una quota in cui potrai respirare in modo normale. Quando le maschere d'ossigeno cadono, i piloti scendono fino al limite consentito e cercano l'aeroporto più vicino per un atterraggio di emergenza. Ci vogliono tra i 15 e 20 minuti per trovare una quota per una respirazione normale. Quindi la domanda che dobbiamo farci è quella di sapere dove trovare ossigeno per i 5 minuti restanti. Dopo una rivelazione del genere, qualsiasi passione per i viaggi in aereo può svanire velocemente, perché ogni passeggero vuole avere certezze sulla propria sicurezza. Non così tanto tempo fa, un dipendente di un aeroporto ha dichiarato che in molti terminal i posti di pronto soccorso erano finiti, non hanno personale sanitario in grado di fornire le prime cure ai passeggeri. I risparmi sugli impianti medici possono portare dei problemi. I passeggeri sono spesso ammalati negli aeroporti, ma non tutti hanno la possibilità di fornire un'assistenza. In alcuni gli impianti medici sono situati nelle zone comuni. Se il passeggero ha un malore in un'altra zona, il medico non potrà aiutarlo perché dovrà subire un'ispezione completa per riuscirci. Quando sei all'aeroporto è interessante controllare se un centro medico funziona e se c'è un medico. Prima di proseguire, scrivi nei commenti quante volte hai viaggiato in aereo nella tua vita. Dai, ora proseguiamo. La squadra di smistamento controlla tutto, non soltanto nei cieli, ma anche in superficie. Controlla persino l'illuminazione delle piste. Un controllore di volo sorveglia 5 monitor. Il suo compito consiste non solo nel controllare, ma anche nel valutare velocemente la situazione nei cieli o sulla pista. Con un carico aeroportuale importante, la concentrazione è fortissima. A volte in un'ora circa 50 aerei decollano o atterrano. Ogni minuto un aereo decolla o atterra. I controllori di volo lavorano a un ritmo folle e per evitare qualsiasi errore hanno a disposizione solo 10 minuti di riposo dopo ogni ora di lavoro. Gli aerei non sono quasi mai operativi del tutto. I meccanici hanno sempre una lista enorme di guasti minori in ognuno di loro. Prima di ogni volo controllano il suo stato tecnico. Le disfunzioni, che non sono critiche a breve termine e non mettono in pericolo la vita dei passeggeri, molto semplicemente vengono ignorate. Queste disfunzioni rimangono fino alla prossima ispezione. Non si sa per quanto tempo la riparazione dei danni minori verrà rimandata, perché finché il meccanico li considera irrilevanti ha diritto a non aggiustarli. Nella maggior parte delle compagnie aeree i due piloti ricevono degli alimenti diversi. Ciò è fatto appositamente per escludere un caso di avvelenamento. Così, se un pilota viene avvelenato da cibo di pessima qualità, allora il secondo pilota dovrebbe essere in grado di occuparsi dell'aereo. A volte, sui voli di notte, gli assistenti di volo posticipano deliberatamente il momento del pasto e non danno cibo ai passeggeri. Lo scopo di ciò è quello di fare risparmi. Infatti, di notte, numerosi passeggeri si addormentano senza aspettare la cena e gli assistenti di volo non devono farsi carico della distribuzione del cibo. Spero che sia stato interessante. Ora conosci la maggior parte dei segreti delle compagnie aeree. Dimmi quale ti ha stupito di più nei commenti. A presto!
I'm single, oh, we won't do mingle, and my friends are